Ok, penso che sia il caso di iniziare, chiediamo scusa per l'attesa. Grazie innanzitutto per aver risposto a questo nostro appello, a questa nostra richiesta di aiuto. E veramente vi ringrazio perché questa sera almeno abbiamo la sala quasi piena. Questo dimostra ancora una volta quanto il nostro problema è sentito. Mi preme ringraziare gli organi di stampa per il grande impegno che hanno profuso. A loro va veramente il nostro ringraziamento, soprattutto per coloro che sono qui stasera, e a tutti quanti voi, soprattutto perché ci siete riusciti ad arrivare a Rocigna. Come sapete, come avete visto, è difficile, però ce l'avete fatta, complimenti. Ringraziamo quindi Onda News, Italia 2, Uno TV, Radio Alfa, I Fatti, Unico, il quotidiano di Salerno, La Città, Cronica del Mezzogiorno, Metropolis, Le Cronache della Serenità e tanti altri, non in ultimo anche la RAI che verrà qui domani mattina con la sua troupe, gli amici del Rotary, della Valle del Calore e quindi anche con una troupe di Buongiorno Regione, di RAI 3, che domani mattina si presenterà qui a Rocigna proprio per un servizio su questo annoso problema che ci riguarda. Ovviamente un poco di delusione comincia a essere già nel vedere la presenza poca presenza da parte delle persone che sono state invitate. Noi abbiamo invitato poco tutti, dall'Agenzia Regionale della Campania, l'assessore provinciale della provincia di Salerno Viterale, Bella Cosa, Cuozzo, Piero, che è presente, Vetrella, Sommese, Cosenza, l'autorità di bacino interregionale, Caroccia, Rocco Giuliano, le comunità montane degli Alburni, del Calore Sidonitano, Consiglio Comunale di Rocigna che sono presenti, tutti i consiglieri, l'Ente Nazionale del Parco, il Genio Civile, Criscuolo Lorenzo, Donato Picca, il Prefetto di Salerno, il Presidente del Consiglio Provinciale, il Presidente della Regione Campania, la Protezione Civile, la Provincia di Salerno, il settore di abilità e trasporti, tutti i sindaci, nonché i comuni di Sant'Angelo Fasanella, Sacco, Rocigna, Vigino, Ottavio, Corretto Monforte e Bello Sguardo e vice sindaco di Cosi. Io non vedo, al di là di quello che sono l'assessore al quale va il mio ringraziamento personale, all'assessore Pietro, non vedo che c'è un grosso interessamento per questa nostra problematica. Tempo che si portava a fare il viaggio per la strada. Qualcuno, e ripeto, stasera non siamo qui per, ovviamente, per fare polemiche, ma per costruire un qualcosa di positivo, quindi non è la mia assolutamente la volontà di fare polemiche, però dobbiamo ringraziare almeno qualcuno che si è ricordato di noi e che stamattina ci ha fatto pervenire un suo messaggio di solidarietà. Mi riferisco in modo al vicepresidente del Senato Gaspari, il quale ci scrive e ci dice che purtroppo gli impegni politici in queste ultime settimane più pressanti che mai non gli permettono di essere con noi in questa giornata di riflessione organizzata alla banca. Ci tenevo però anche in virtù dell'affetto che mi lega alla nostra Rocigna, città che ha dato in Natale mio padre, a portare il mio saluto a sostegno delle giuste cause. Dopo aver fatto un preambolo poi concludo dicendo che in tal senso va attuata la parte dell'istituzione attenta prevenzione, ma anche a sostegno delle quali la realtà dell'entroterra come la nostra, che rischiano di rimanere isolate se lasciate vittime, oltre che dal richiamo delle città, per gli abitanti costretti a emigrare in cerca di lavoro, anche di difficoltà per quanto riguarda le basilari infrastrutture per abitare. Sono tutte problematiche che abbiamo fatto rilevare in tutte le circostanze. Anche l'assessore Vetrella non è potuto intervenire, però ha detto che è disponibile a un incontro tecnico con i sindaci interessati e gli uffici territoriali competenti per l'individuazione di ogni altra soluzione. Lo stesso Bella Cosa ha letto solo stamattina l'invito e non è riuscito ad organizzarsi. Leggo invece un'interpellanza del neo consigliere provinciale Salvatore Annunzi di Valle del Lancio, il quale mi pregava, oltre a dimostrare la sua vicinanza verso di noi, a leggere una interpellanza che ha fatto già al presidente della provincia. Illustre presidente, la presente per rappresentare che la strada richiamata in oggetto risulta chiusa al traffico da svariati mesi a cagione di un movimento franoso interessante alla distante e costosa roccioso. Per effetto di tanto la Regione Campania diligentemente interveniva a mezzo l'Arcadis, commissionando la ditta Geotech di Napoli la realizzazione di un'indagine geologica pretendeutica per la realizzazione del progetto di ripristino viario.
L'indagine geologica suddetta non risultano allo stato, per quanto a conoscenza dello scorrimento, ancora acquisita alla stazione appaltante, nonostante i rilievi siano stati conclusi dallo scorso luglio. La completa realizzazione dell'azione anzidetta, di cui l'indagine geologica rappresenta solo la prima tappa, prevede altresì la realizzazione di una serie di adempimenti. Un altro saluto ci perviene dal consigliere regionale Donato Pica, il quale, nel ringraziare per l'invito all'incontro, ci rimette anche lui una richiesta fatta all'assessore Cosenza. Ovviamente io, che non sono politico, vi dico subito che a tutte queste cose non ci credo, per cui scanso ad ogni equivoco. Voglio anche sottolineare, sempre a scanso di equivoci, che io non sono interessato a fare politica, perché qualcuno avrebbe immaginato che io volessi fare politica e quindi potrebbe essere questo l'inizio di una discesa in politica. Non sono interessato, anzi tengo solo al mio territorio, lo difendo con i denti, perché questo territorio è quello che dà a mangiare me, dà a mangiare tante famiglie che lavorano con me, e dà a mangiare, e quindi tutti quanti abbiamo il diritto, oltre che il rispetto, verso queste, le persone stesse. Questo incontro è stato voluto d'intesa ovviamente col comune di Roscigno e col comune di Sacco, che credo siano i due comuni un poco più interessati alla problematica. Allora, diciamo subito, mettiamo sul tavolo quelle che sono le problematiche più serie. Ovviamente l'assessore Piero ci dirà poi quali sono le soluzioni che noi potremo adottare. Premesso che questo vuole essere l'inizio di un tavolo tecnico, lo dico all'inizio di questa discussione, perché noi stasera usciremo con un tavolo tecnico voluto, costruito, pagato dalla banca, che si interesserà di tutte le problematiche tecniche e legali per la difesa di questo territorio. Quindi noi stasera usciremo proprio con una proposta pratica, tecnica, la persona, a costo di pagare una persona che è stata la mattina e la sera sulla provincia. Ma noi dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. Il problema più serio è: abbiamo la strada Sacco-Roscigno chiusa e quindi impraticabile. La strada Roscigno, Corleto chiusa, impraticabile. La strada Roscigno Bello Sguardo, che dovrebbe essere la strada che poi apre le porte del mercato, non credo sia praticabile, almeno chi la pratica, io non la faccio, perché lo denuncio, mi autodenuncio, violo la legge e attraverso la strada che è chiusa tutte le mattine. Per cui da tre anni. Oggi è una data fatidica, 4 dicembre, proprio 3 anni abbiamo avuto questa data, proprio perché... Sì, siamo, rischiamo tutto. Dicevo, questo incontro è stato voluto con il comune di Roscigno, perché anche il comune, parlando con il sindaco e l'amministrazione, si sono dimostrati anche loro indifesi. Quando il sindaco gli dice: io non so più che cosa fare, oltre che scrivere, richiedere gli atti, minacciare, fare e dire, è ovvio che chi ascolta, chi non è politico, immagina che effettivamente le forze non ci siano. Allora, la risposta è una sola, è quello che io mi sono permesso di dare nella lettera: forse non contiamo nulla, e quindi con tutta la buona volontà delle amministrazioni comunali e anche nostra, probabilmente riusciremo a poco, perché non abbiamo quella forza politica da poter opporre, quindi non abbiamo un prezzo, i voti che noi riusciamo a rappresentare su tutto il territorio, i nostri politici di cui abbiamo fatto riferimento li pigliano in un unico condominio altrove, per cui partiamo già scoraggiati da questo punto. Già la settimana scorsa, in effetti, perché noi siamo abbandonati, perché anche gli amici che vengono da Piegine, che vanno nel Vallo di Diano, per attraversare la settimana scorsa sono rimasti bloccati, i miei dipendenti non sono arrivati al lavoro perché sono rimasti bloccati sulla Corticato, perché mancava il sale. C'era il sale, non lo so, non sono riuscito ad arrivare. Allora, noi così a questo punto non ce la facciamo più. Io credo che questo è lo stato del latte, quello che ho denunciato nella lettera.
perché sono stato spinto dallo scrivere questa lettera? Proprio in un incontro qua, in questa sede, fatto da con poche persone, immaginavo tante, è venuta, posso dire, Anna Maria Cava di Uno TV, era sola, e mi diceva come faccio per tornare adesso perché era cattivo tempo. È venuto perché era amica, è venuto perché voleva fare un servizio sulle attività che svolgevamo a Roscigno, ed è rimasta isolata. Detto, allora io proprio mi sono sentito mortificato, ho detto a Anna Maria, che penso sia Zala, ti posso ospitare io se tu non potrai più tornare a casa, perché veramente aveva difficoltà nel tornare a casa. Quindi sono stato spinta a scriverlo perché da cittadino, da abitante di Roscigno, anche da direttore di una banca che è nata e vive per questo territorio, non ce lo dimentichiamo. Noi già siamo stati penalizzati e ogni volta che mi siedo a questo posto, in questa sala, mi emoziono sempre di più, perché in questo posto c'è il nostro sangue, ci sono i nostri investimenti, e per poter sopravvivere abbiamo già dovuto varcare i confini del Vallo di Diane e andare altrove. Però non posso immaginare addirittura di dover chiudere questo sportello, questa sede. Non lo faremo, perché finché ci sarò io, ma per una questione solamente affettiva, mi assicuro che in questa banca è praticata solo ed esclusivamente da persone anziane di questo territorio, e la banca non può vivere di persone anziane, di persone. Perché? Perché purtroppo non è più raggiungibile. Tutti quanti noi abbiamo pagato già lo scotto del passato. Sono passati 3 anni dall'incendio, dall'evento franoso, come ricordava l'amico Tonino, che è investito lo scimmio. Posso? Sì. Quello che volevo dire è che la cosa che fa più rabbia è che per il 16 dicembre adesso abbiamo una scadenza da pagare, il 5% dovrebbe andare alla provincia, non so il perché, visto che noi non abbiamo nulla. Il 5% questo vedremo. Io non sono come qualcuno che dice non paghiamo le tasse perché non abbiamo le strade. Noi dobbiamo pagare le tasse e pretendere che le strade vengano sistemate. È chiaro che la domanda che ponevo, a cui facevo riferimento poc'anzi, dicendo che io ho attraversato la strada, mi ero detto con certezza e sicurezza, sicuro di non poter essere denunciato da solo, perché tutti quanti voi avete fatto l'infrazione, quindi siamo tutti, quindi stasera ci potremmo autodenunciare e dire guardate che tutti quanti abbiamo fatto un'infrazione, addirittura lo possiamo dire perché ci sono le prove, pure i carabinieri fanno l'infrazione perché passano di lì. Quindi più di loro, se lo fanno i carabinieri, il 118, i pullman, dappertutto. Questi sono messaggi che io lancio perché l'assessore, ma credo che le immagini, perché poi l'assessore ha la fortuna di essere anche lui figlio di un paese piccolo come Roscigno, e quindi di conoscere quelle che sono le esigenze dei territori piccoli. Nella lettera leggiamo il messaggio, chi dovrebbe aiutarci? Certo che la domanda è difficile, chi dovrebbe aiutarci, ma secondo me corrisponde anche una risposta molto semplice. Ci hanno dimostrato con i fatti, come dicevo prima, che nessuno è in grado di farlo, o nessuno vuole farlo, perché forse in grado di farlo, se solo tutti quanti immaginassero quanto patiamo per poter vivere su questi territori già poveri, e allora ci renderemmo conto. Nella mia cortese telefonata che abbiamo avuto con l'assessore Pieri, io dicevo e chiedevo, è la cosa che ribadisco stasera, capiamo anche le difficoltà economiche che il paese sta attraversando, che la provincia sta avendo, ma noi non abbiamo chiesto infrastrutture, non abbiamo chiesto nuove strade, non chiediamo la luna, noi chiediamo di sistemare, di accorciare quegli aspetti burocratici che non ci permettono di intervenire. Allora io capisco che l'assessore della provincia dice la competenza non è mia ma è quell'ente che da cui si vive la parola, è pure difficile, Arcadis. Ma è così difficile intervenire su un tecnico e dire caro tecnico da parte della provincia e quindi dalla regione, ti prego lavoraci un poco in più, sono 3 anni che sta gente sta senza fare niente,
lavoriamoci sopra. Quindi noi chiediamo la manutenzione ordinaria affinché noi potessimo raggiungere i luoghi che ci interessano, e quello è quello che chiediamo. Ma stasera, come vi dicevo, vogliamo andare avanti oltre il problema, e come banca vogliamo assumerci anche delle responsabilità che tutti quanti evitano, perché poi alla fine io capisco anche gli amministratori, tutti quanti non si sentono di assumersi delle responsabilità, e allora se necessario noi come banca, e io in prima persona, sono qui per assumermi tutte le responsabilità possibili e immaginabili. Stasera sono qui con lo staff della mia banca, c'è anche il responsabile dell'ufficio legale Raffaele Curzo, accompagnato da altri legali. Abbiamo in mente di costituire un comitato formato da tecnici, non da politici. Non vogliamo politici all'interno di questo comitato, ma da tecnici, legali e persone che vogliono effettivamente credere in questo progetto di crescita di questo territorio. Noi abbiamo il diritto di continuare a vivere qui, e questo diritto lo pretendiamo. Io non so che cosa potremmo mai fare, non sono nelle condizioni, e né stasera lancio o faccio minacce, perché qualcuno potrebbe immaginare queste mie parole come delle minacce, ma non siamo nelle condizioni di fare minacce, magari potessimo farle, perché l'avremmo pure fatto, caro assessore Minacci, non siamo nelle condizioni. Noi chiediamo all'assessore Pirro e quindi alle strutture sopra la provincia di aiutarci, di considerarci, di tener conto che siamo risorse, siamo uomini che hanno tanta voglia, che hanno dimostrato nella loro vita, nella loro professione, di essere capaci di muovere tante cose. E non è giusto che veniamo abbandonati noi stessi. Questo è un... perché ci siamo nati in queste zone. Ci siamo nati, vorremmo tornarci. Io purtroppo, come sapete, ho esperienze mie personali che mi hanno toccato per colpa di queste strade. E non le tocco, né le cito, perché potrebbero sembrare problematiche proprio legate al mio problema. Così non è. Io ancora oggi ne pago le conseguenze, e ancora oggi sono costretto, tutti quanti lo sanno, a non poter viaggiare, perché non ci sono strade adeguate per poterlo fare. Quindi vorrei tanto tornare al più presto nel mio paesello, vorrei tanto tornare a Rocigno, perché mi ha dato i Natali, perché mi ha visto crescere professionalmente, perché questa banca mi aspetta. Grazie. Con tanti giornalisti stasera...